Questo è un hamburger a base vegetale di piante e usiamo le proteine di piselli gialli e usando un po' di calore e pressione facciamo la consistenza di carne di queste proteine e mescolando con oli, grassi vegetali e anche componenti di colore di barbabietole. Facciamo un hamburger che sembra carne cruda e quando è cotta diventa marrone come un hamburger con il profumo e anche il gusto più o meno di un hamburger. E questo si chiama Beyond Meat, Beyond Burger. È creato in America, è venduto in America, ma adesso è sbarcato anche qui in Italia al Well Done Burger e speriamo presto nei supermercati. Mangiare troppo carne rosse non fa bene a livello cardiovascolare, a livello dell'obesità, e questo è molto più buono, non c'è colesterolo, cioè, ci sono grassi che sono più buoni per il cuore e per la salute. È più leggero anche, quando si mangia si sente meglio che mangiare un hamburger di carne che è un po' pesante. Ma a livello del clima, della sostenibilità, la carne è una produzione di carne industriale, è un disastro a livello di gas di sera, a livello di usanza della terra e a livello di usanza di acqua. E questo prodotto, abbiamo fatto una ricerca, riduce il livello di consumazione di acqua di 100%, 100 volte, scuse, anche a livello di energia, a tutti i livelli di sostenibilità è molto molto meglio dell'hamburger vera. La cosa buffa di questo è che non è molto complicato, non era una tecnologia molto complicata, solo che ho preso un gruppo di ricercatori giovani, più o meno di 30 anni, che non hanno mai lavorato nel campo di cibo, però erano esperti di proteine, esperti di colori, di chimica, di ingegneria e l'abbiamo messo insieme e dopo un anno e mezzo hanno creato questo hamburger, che è una bella cosa, che io voglio molto dare speranza ai giovani nel mondo.